come eseguire la potatura sul pesco, soprattutto come eseguire la potatura di allevamento sul pesco. Che cos'è la potatura di allevamento? È quella iniziale potatura che noi eseguiamo su una giovane pianta per dare la forma che poi negli anni successivi assumerà con sempre più decisione. Quindi la forma che noi diamo al pesco è quella a vaso, e la forma a vaso noi riusciamo a costituirla grazie a 3-4 branche, forse anche più, che noi iniziamo ad allevare a una certa altezza, diciamo a 70-80 centimetri. Naturalmente quello che vi sto dicendo è, come dire, la parte teorica, è l'idealità, però quando noi ci troviamo di fronte a una piantina o anche una pianta adulta, ci rendiamo conto che una cosa è la teoria, una cosa è la pratica. Quando noi troviamo una pianta del genere, ci rendiamo conto appunto che dobbiamo fare uno sforzo di fantasia per poterla potare e imbalcare in un certo modo, perché tutto ciò che noi abbiamo imparato dal punto di vista teorico, quando ci troviamo di fronte alla pratica, come dire, inizia un po' a vacillare. Prendiamo allora in considerazione questa giovane pianta di pesco. Ricordiamoci che siamo a fine febbraio, il momento estremo, diciamo, per poterla potare, perché già, se osservate bene, la pianta sta già iniziando ad emettere qualche piccolo germoglio, quindi ci dobbiamo affrettare, ricordandoci sempre che, diciamo, il periodo ideale per la potatura è quando la pianta è in riposo vegetativo. Naturalmente noi dobbiamo rispettare questi tempi, non dobbiamo sforare in ritardi eccessivi, perché altrimenti danneggiamo la pianta. E se io inizio ad osservare la pianta dal basso verso l'alto, mi rendo conto che i rami più importanti si trovano a circa 1,40 m di altezza, e sarebbe questa diramazione, questa dicotomia che si trova appunto sulla parte sommitale della pianta. Abbiamo un'altra bella branchetta, che è questa, che si trova a circa 20 cm al di sotto di questa dicotomia, per cui queste tre potrebbero essere le tre branche su cui costruire l'intera impalcatura della pianta. Noi qua siamo di fronte a delle alternative, e cioè noi vogliamo allevare queste tre, una, due, tre, oppure dobbiamo in qualche maniera capitozzare la pianta e attendere l'emissione di nuovi germogli, di nuovi succhioni, tra i quali noi ne sceglieremo 3, 4, 5 e li alleveremo come future branche principali della pianta. Naturalmente ognuno di noi è libero di scegliere. A questo punto io decido di imbalcare la pianta su questa parte che è un po' alta rispetto ai canoni della potatura, perché ci troviamo appunto a circa 1,40 m, 1,5 m di altezza. Poiché io scelgo di allevare una, due e tre branche come branche principale, poi eventualmente ne lasceremo crescere qualcun'altra di queste più piccole come ulteriore branca, che cosa devo fare? Devo eliminare tutta la vegetazione che si trova al di sotto di questo punto di imbalcatura. Quindi io inizio ad eliminare tutto ciò che incontro scendendo verso il basso, verso la base della pianta. Elimino un po' di seccume. A questo punto io mi trovo, diciamo, a imbalcare, come dicevamo prima, questa dicotomia. Però questa dicotomia, come vedete, è troppo chiusa come angolazione, quindi io devo innanzitutto divaricarla. Cosa faccio per divaricarla? Devo utilizzare un divaricatore. Il divaricatore è una cosa semplicissima. Io ho preso un giovane succhione di ulivo, del tubetto di polietilene verde, che è ottimo perché è molto resistente, nello stesso tempo è elastico e non crea strozzature sulle branche. Lego da una parte. A questo punto, dopo aver legato da un lato, divarico le branche fino al punto, diciamo, di creare un'angolazione che più o meno si avvicini ai 30-35 gradi, e eseguo l'altra legatura.
Abbiamo eseguito questa prima divaricazione, questa prima correzione, se vogliamo, sulla pianta. Adesso ne dobbiamo eseguire una seconda. Intanto, qual è la seconda correzione da eseguire? Quella che questo fusto tende a piegare verso un lato, per cui noi lo dobbiamo raddrizzare piantando a terra un tutore. Riportiamo il fusto alla sua verticalità e leghiamo con il solito tubetto verde di polietilene. A questo punto noi ci troviamo questa bella divaricazione che, volendo, noi possiamo anche, vedete, regolare, però abbiamo un'altra correzione da eseguire, e questo rametto che tende, come dire, a sottoporsi a quello della dicotomia sovrastante, per cui questo noi lo dobbiamo piegare verso questa parte spaziosa della pianta, dove c'è più luce, dove c'è più possibilità di essere penetrata dalla luce solare, perché altrimenti qui sotto rischia di rimanere sotto un cappello d'ombra che chiaramente non gli consentirà di vegetare nel migliore dei modi. Per eseguire quest'ulteriore correzione io mi avvalgo nuovamente del nostro tubetto verde che abbiamo fissato da un lato al ramo di un susino e dall'altro, come vedete, lo avvolgiamo sulla branchetta cercando di stabilire la migliore angolazione. Quando ci rendiamo conto di aver trovato una giusta angolazione, noi fissiamo con un nodo il nostro tubetto. Alla fine verifichiamo se siamo riusciti a ottenere questa sorta di vaso che dovrà caratterizzare appunto l'imbalcatura della futura pianta. Noi abbiamo a questo punto una branca, una seconda branca e una terza branca. Poi qui abbiamo altre due branchette piccole che però noi lasciamo perché potrebbero costituire anche una futura branca principale che si inserisce direttamente sul fusto, quindi vediamo un po' che reazione avrà negli anni futuri e poi di conseguenza ci regoleremo. Iniziamo da questa prima branca e cerchiamo intanto di scegliere il nostro prolungamento, il nostro apice vegetativo. Scegliamo come prolungamento questo brindillo ed eseguiamo un taglio di ritorno in corrispondenza dell'inserzione del ramo. Dopodiché iniziamo a scendere verso la base della branca, ricordandoci che tutto ciò che incontriamo lungo la branca lo dobbiamo prendere in esame. Intanto eliminiamo tutti i brindilli o i rametti vari che troviamo sul dorso della branca, perché questi hanno la tendenza a orientarsi troppo verso il centro del vaso e quindi a creare troppa ombra. Trovo un primo ramo misto. I rami misti noi li riconosciamo perché hanno delle gemme sia a fiore sia a legno. Tra l'altro questi sono i rami fruttiferi, quindi sono molto importanti. Però questo è eccessivamente vigoroso. Infatti, se io lo paragono con il prolungamento che ho lasciato, questo è un ramo che è in concorrenza. Noi non dobbiamo lasciare rami in concorrenza. Noi dobbiamo avere un unico apice vegetativo, l'apice che in qualche maniera manda questi segnali ormonali su tutta la pianta, per cui non ci deve essere un ramo concorrente, ragion per cui questo noi lo eliminiamo da qui, naturalmente sempre dal colletto di corteccia, come ripeto in ogni video, colletto di corteccia, subito dopo questo rigonfiamento, dove si vede proprio l'attaccatura del ramo, posizionandomi qui, eseguo un taglio netto. Poi man mano che scendo giù trovo altri brindilli e altri rami misti. Ricordiamoci che man mano che scendiamo verso il basso noi dobbiamo formare una sorta di lisca di pesce, e cioè i rametti più robusti, i rami misti più robusti li possiamo lasciare verso la base, man mano che andiamo verso l'alto i rametti devono essere sempre più piccoli. Ci concentriamo adesso sull'altra branca
e naturalmente, come al solito, noi scegliamo il nostro prolungamento. Il nostro prolungamento che a questo punto dovrebbe essere più o meno della stessa altezza dell'altro. Decidiamo di tenere questo prolungamento. Noi dobbiamo naturalmente eseguire il taglio di ritorno da qui. Dopodiché iniziamo a scendere verso giù. Vedete che trovo questo rametto che è più o meno della stessa lunghezza del prolungamento che abbiamo lasciato? E allora, se è della stessa lunghezza, lo devo eliminare, sempre dal colletto di corteccia. Trovo quest'altro che non solo è più lungo del nostro prolungamento, ma è anche sulla parte dorsale, ragion per cui va eliminato. A un certo punto trovo questi altri rami misti che possiamo lasciare, anche perché abbiamo bisogno anche di una certa fruttificazione, però tra questi due noi ne scegliamo solo uno e quindi uno lo eliminiamo. Quando troviamo questi rametti misti troppo piccoli, oppure questi brindilli, noi li eliminiamo, perché ricordiamoci che sul pesco noi dobbiamo eliminare tutti i rami misti, quelli più robusti, e tutti quelli più deboli. Questo è un altro di quei rami che bisogna eliminare. Ce lo lascia capire il fatto che se noi li avviciniamo, come vedete, questo supera il nostro prolungamento. Inoltre forma questa sorta di dicotomia, il che ci consiglia di eliminarlo immediatamente senza remore. Abbiamo anche quest'altro ramo misto che possiamo lasciare perché si trova verso la parte basale della branca. Abbiamo questi piccoli rametti che potremmo, diciamo, anche lasciarli per quest'anno. Dopodiché ci concentriamo su quest'altra branchetta laterale, che però si è eccessivamente allontanata dalla branca principale, quindi noi la interrompiamo il suo percorso con un taglio di ritorno da qui. Ci rimane quest'ultima branchetta, il nostro apice vegetativo, che purtroppo questa volta non possiamo scegliere alla stessa altezza, perché questa è comunque più piccola come branchetta, quindi lasciamo questo ramo misto come prolungamento. Ripuliamo da qui questa parte, e qui, dato che ce n'è un altro, come vedete, della stessa lunghezza, sono concorrenti l'uno con l'altro, quindi uno lo devo eliminare. Ricordiamoci che quando noi potiamo il pesco dobbiamo anche pensare alla futura vegetazione, tenendo conto di una caratteristica ben specifica del pesco, e cioè il pesco non ha le gemme a ventizia, non ha quelle gemme che esplodono con nuova vegetazione quando noi eseguiamo un taglio importante, un taglio grosso. A quel punto che cosa succede? Che, non avendo molte gemme a ventizia, quindi che cosa fa il pesco? Tende a portare la vegetazione verso l'estremità dei rami. Noi, quando potiamo, dobbiamo ricordarci di questa caratteristica, quindi dobbiamo sempre cercare di abbassare e di riportare verso la parte grossa della pianta la vegetazione. E come la riportiamo verso la parte grossa della pianta? Eseguendo le speronature. Che cosa sono le speronature? Le speronature è quando io prendo, in questo caso, un ramo misto, vedete, questo che si trova verso la base della nostra branchetta, ed eseguo un taglio, come vedete, lasciando due gemme, una da questa parte e un'altra da quest'altra parte. Eseguo il taglio in questa maniera. Dopodiché, che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che da qui, da queste due gemme, l'anno prossimo io mi troverò altri due rami ben vigorosi. A quel punto, se io mi rendo conto che c'è un bel ramo vigoroso, potrei anche eliminare il resto della branca e crescere come apice vegetativo questo nuovo germoglio che intanto quest'anno avrà la possibilità, appunto, di svilupparsi. Se invece è un ramo misto che io posso lasciare come fruttificazione, io continuerò a tenere come apice vegetativo quello che ho lasciato quest'anno. Ricordiamoci che gli apici vegetativi sono molto importanti. Gli apici vegetativi, cioè questi prolungamenti, devono sempre terminare, come abbiamo visto, con una gemma apicale, si chiama. Questa gemma apicale è molto importante. È molto importante perché ha il comando
della branga, per cui è capace di inviare dei segnali, delle informazioni ormonali a tutta la pianta, per cui la pianta capisce che lungo la branga c'è un certo tipo di esigenza per quanto riguarda appunto la distribuzione della linfa. Perché è molto importante? Perché se noi dovessimo per qualche maldestra potatura eliminare l'apice, la pianta, la branca impazzirebbe, perché a un certo punto è come se, non avendo più questo segnale, la pianta capisce che c'è stato un grave incidente da qualche parte. Quindi che cosa fa la pianta? Inizia a mandare tutta la linfa possibile verso questa parte che riconosce come mancante di vegetazione. Mandando tutta questa linfa verso la parte apicale della branca, che cosa succede? Che esplodono tantissimi succhioni, tantissima vegetazione a discapito della fruttificazione. Quindi il consiglio qual è? Di non cimare mai questi apici vegetativi, questi prolungamenti. Cimare significa tagliarli in maniera maldestra da un punto qualsiasi. Quindi questi li lasciamo sempre, come dire, come comando. Ricordiamoci, io paragono sempre queste gemme apicali come se fossero una sorta di centralina che manda, che so, gli impulsi elettrici. Questo invece di mandare, che so, degli impulsi elettrici, manda dei segnali ormonali. Ogni qualvolta noi finiamo di potare la nostra pianta, dobbiamo sempre ricordarci di dare un ultimo sguardo d'insieme, perché è proprio in questo momento che noi possiamo vedere, che so, delle piccole difformità, dei piccoli errori che abbiamo commesso e che prontamente noi possiamo correggere. Quindi a questo punto che cosa faccio? Inizio a osservare un po' e da questa prima osservazione mi rendo conto che posso eseguire un altro paio di taglietti per ricostituire meglio la chioma del prossimo anno. Abbiamo detto che per ricostituire la chioma, per avere nuovi rami misti, c'è bisogno di fare delle speronature. Allora, io ho visto per esempio che c'è questo ramo misto, che tende un po', come dire, a sovrapporsi all'altra branca. A questo punto quindi eseguo la solita speronatura in corrispondenza della seconda gemma e l'anno prossimo, la prossima stagione vegetativa, avrò due bei rami misti che spunteranno dalla base di questa branca. Anche in questo caso, come vedete, ho un altro ramo che tende un po' ad allontanarsi troppo dalla branca principale, quindi eseguo la solita speronatura a due gemme da qui. A questo punto potrei fare anche un ulteriore intervento, cioè abbassare i nostri prolungamenti. Per esempio, io potrei eseguire un taglio di ritorno da qui e un altro da qui, e invece di lasciare questi due prolungamenti posso lasciare questi due. Se lascio questi due è meglio, perché si avvicinano, come dire, all'altezza della terza branca. Tuttavia, volendo, possiamo anche lasciare la pianta così. Questa è una scelta che diciamo è ininfluente ai fini, diciamo, della potatura che abbiamo appena eseguito. Osserviamo meglio nei dettagli il nostro alberello di pesco. Come vedete, il tutore è stato fissato a terra un po' lontano dal fusto per evitare di danneggiare le radici. E vediamo come si presenta a questo punto la pianta vista dall'alto. Vedete, abbiamo questa prima branchetta, questa seconda e la terza. Naturalmente adesso dobbiamo attendere la prossima stagione vegetativa. Inoltre dobbiamo sempre eseguire una potatura estiva, una potatura verde, eliminando della vegetazione che ci rendiamo conto che magari contrasta con l'evoluzione che noi vogliamo che la pianta assuma. Dopo un paio di mesi dalla potatura di allevamento del nostro pesco, come vedete, lo troviamo in piena vegetazione, in piena vigoria. Adesso eseguiamo dei piccoli interventi di potatura verde, soprattutto su questi rami più intricati, più interni, come è il caso di questi. Se noi osserviamo bene, c'è questo primo rametto e questo che tendono a chiudere praticamente lo spazio interno della pianta. Quindi queste non hanno nessuna possibilità
l'anno prossimo di essere allevati come branchette secondarie o anche come rami misti per la produzione. Quindi questi qua noi li possiamo eliminare fin da subito, basta un piccolo movimento di torsione, non c'è bisogno di forbici, non c'è bisogno di nulla, e lo strappiamo dalla pianta. Lasciamo invece questo rametto qui, perché il prossimo anno noi eseguiremo un taglio, diciamo una speronatura da qui, e avremo dei rametti produttivi poi per l'anno successivo che spunteranno proprio alla base del ramo. Vedete che qua già noi possiamo vedere i frutti ancora acerbi. Come vedete anche questa branca che noi abbiamo legato al filo ormai ha preso, diciamo, una posizione di terza branca a tutti gli effetti della pianta. Ormai è cresciuto anche il nostro dragoncello, vedete? L'albicocco è una pianta che va potata costantemente. Al solito vi auguro buon lavoro e buon divertimento tra le vostre piante da potare. A questo punto non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti voi, alla prossima.